Signori, è arrivato il momento decisivo. Voi avete fatto la vostra parte e stiamo continuando, anche se siamo ancora abbastanza lontani, ad avvicinarci al record italiano di stessi like e stessi dislike. Per chi non lo sapesse, questo è il record italiano e questa è la nostra cifra. Ho chiesto ad alcuni di voi, ragazzi, trovate qualche modo per aiutarmi. Se lo fate facendo un video su YouTube o roba del genere, io aiuterò voi di vostra volta. Siete stati dei grandissimi. Avete colto l'occasione, avete visto, ehi, le collaborazioni sono una cosa furba, bam, lo faccio anch'io. Solamente che io mi stavo un po' trascurando e mi dispiace anche per questa cosa. Quindi ho deciso di fare un video completamente inerente a tale argomento, guardando i vostri canali. A proposito, il record non è ancora superato. Dobbiamo battere questo, l'italiano, con il nostro video che attualmente era solo questi. Inizialmente non pensavo neanche ne facessimo 100-100, ma siamo quasi a 500, signori. Pazzesco. Adesso arrivo in furba della situazione che dice, ah, lo faccio anch'io e mi supera. Minchione. Comunque direi di passare ai vostri canali. E secondo me sono dei punti di riflessioni pazzeschi da cui prendere spunto, perché molto spesso si fanno sempre gli stessi errori nel fare i canali YouTube. Quindi cerchiamo di difendere la nostra posizione, ecco. Il link del video è in descrizione oppure qua nelle schede. Comunque, i canali che mi hanno aiutato e hanno fatto un video a riguardo sono Fatal, Mirko Capogreco, Inside the Project, Ken Marino TV ed infine Burchiano 92. A proposito però, per tutti coloro che gli sta salendo l'orgoglio italiano e gli viene voglia di fare un video riguardo e di bustare quel video e di raggiungere il record e superare questo, non posso continuare a fare video su video di recensioni dei canali, quindi metterei un picchetto minimo di 500 iscritti perché io recensisca il vostro canale. Scusatemi, è brutto, lo so, non avrei voluto farlo. Capite che su un canale ha tipo 30 iscritti e due video fatti, io non posso dare tante recensioni sul canale, capite? Perderemo tempo entrambi. Ecco, il primo canale che vediamo è quello di Burchiano 92. Prima di tutto io farei un test per scegliere il nome del canale. Prima ancora di sceglierlo, c'è da vedere se cercando su YouTube il tuo nome c'è già qualcuno con un nome molto simile che quindi potrebbe rubarti la posizione e la gente non ti potrebbe trovare su YouTube. Proviamo, cerchiamo Burchiano 92 su YouTube. Ed effettivamente no, funziona benissimo questo nome. Un'altra cosa, prendete un nome che è un po' poco fraintendibile, ecco. Tipo mio fratello, io non ci avevo pensato minimamente, però gli ho fatto vedere il suo nome a lui. Burchiano, ah, Burchini? Non lo so, potrebbe avere l'aggancio e dire Burchini e gli viene una cosa stupida. Può venire effettivamente, quindi magari una piccola modifica si potrebbe fare, ecco. Prima di tutto vedo che c'è un bellissimo stemma di Goku a pixel con il logo dell'Inter. Ho guardato i video e principalmente da quello che ho capito parli di calcio. Però poi vedo dei video che sono ad esempio si torna a correre. Già il titolo è troppo lungo perché se non riesco a leggerlo tutto è un po' un problema. Poi ho visto che il tuo video più popolare è come fare la Coca-Cola. Niente male, ecco. Quindi anche un po' di cucina. Cercare un po' di fondere queste cose. Se tratti te stesso sul canale, però poi porti tanti video di calcio, io ti potrei anche seguire per i video ad esempio di corro 10 km oppure robe così che possono fare tutti quanti nella vita reale. Però a me che non interessa il calcio, non seguirei il tuo canale così. Però tu potresti andare a targetizzare una nicchia che dice: guarda, a me piace il calcio, quindi se mi porti un commento di calcio, boh, è interessante. Però poi se te ne vai via sarebbe meglio. Ok, così che gli spettatori si possono iscrivere e decidere di guardare un video e poi guardare anche gli altri perché sono molto simili o almeno inerenti al video per cui si sono iscritti. Secondo canale Ken Marino TV, che effettivamente ti hai fatto uno, due video, poi hai fatto il video Aiutiamo Marco Agnese, del quale ti ringrazio un sacco, però non è che abbia tanto su cui recensire e di cui parlarti, sei stato comunque bravo, ti ringrazio per averlo fatto. Essenzialmente su un canale alle prime armi, poi sei molto giovane, questo è un vantaggio competitivo estremo perché se continui essenzialmente tra 2 anni puoi essere molto più bravo di me ed è ancora un'età molto più piccola di me rispetto ad ora. E poi ho visto che hai fatto video di hype, ti do questo suggerimento qua, ecco. Fai dei video, io un canale non lo considero avviato se non ci sono almeno tutta la prima schermata intera di video, te c'hai giusto la prima riga di video, quindi fai video, poi ne riparliamo. Poi Inside the Project. Beh, prima di tutto qua abbiamo un problema, mi dispiace, questo mi sa che è un nome che dovrei cambiare, perché se cerchi Inside the Project su YouTube proprio esatto, c'è questo canale qua che si chiama Insidia, The Insidia Project, che è spagnolo. Comunque ti uscirà sempre questo canale qua nella classifica, quindi la gente ti troverà raramente nei posizionati di ricerca. Però comunque se non ti interessa possono anche fare filtra per canale, però pochissimi lo faranno essenzialmente se proveranno a cercare. E c'è un altro che si chiama Inside Project, uguale.
Quindi, boh, non so quanto sia geniale lasciare un nome così. Anche te sei abbastanza giovane, quindi potresti tra 1 o 2 anni superarmi addirittura in qualità se continui a fare video sempre sempre. E hai anche delle idee carine, tipo questa qua del come creare una capsula dei ricordi virtuali, l'ultimo video, a parte che è di 2 settimane fa, quindi ti consiglierei di farne un po' di più. È interessante, è originale, non l'ho mai visto fatto da nessuno, quindi bravo, potrebbero funzionare dei video così. Mi è piaciuto anche questo titolo qua, forse stiamo esagerando con questa copertina fatta così, perché mi ricorda molto uno stile Luis Salloso. Funziona, nel senso, se uno spettatore vede un titolo così iscritto, io lo guarderei essenzialmente. Inoltre, sto logo non so se l'hai fatto tu, però è carino come logo per iniziare, ecco. Un'altra cosa che ti consiglio è di fare un bel po' di tagli. Cioè, quando vedi che c'è qualcosa che non è essenziale da dire, adesso proverò a non fare nessun taglio perfino al finire di questa frase, cerca di tagliarla essenzialmente, di non fare delle ripetizioni. Ad esempio, questa cosa qua di fare delle ripetizioni l'avrei tagliata perché non ha troppo senso ripeterlo un'altra volta. Cerca di fare tanti tagli e cosa servono i tagli per non fare ripetizioni. Quindi l'avrei tagliata quella parte lì, capite? E quindi ok. Sono delle piccole cose che non si notano, però ad esempio io quando faccio così e mi metto a notare queste cose qua, faccio l'editing di base, come vi ho già detto, quindi facciamo finta che un video da 30 minuti passa a 15 minuti, poi rifaccio un editing e da 15 minuti passa a 12, a 11, solo levando le parti che non sono essenziali, però hanno senso e la gente se le guarderebbe uguale, rendendo il video un po' più fluido e veloce, ecco. Poi abbiamo Mirko Capogreco, credo che sia uno dei migliori canali attualmente sulla lista, ed effettivamente ha veramente pochi numeri di iscritti, che mi ha aiutato col suo terzo video. Anche qua siamo a un canale con 82 iscritti, però comunque quello che è più bello, infatti ho un banner ben curato, carino, un logo carino che mi piace, poi ho guardato dei video e alcune volte ti dilunghi un po' troppo su qualcosa, quindi anche a te ti do questo consiglio: tanti tagli onde evitare di fare delle cose ripetitive. A proposito, nell'ultima copertina non so chi abbia avuto l'idea geniale, però scrivere una scritta così piccola che magari su Photoshop sembra carina e si vede a malapena, bene, in una copertina di YouTube che diventa un decimo della grandezza, proprio si vede solo che ci sono delle scritte, ma per me sono dei puntini neri, per farti capire. Quindi facciamole un po' più grandi le scritte. Questo canale direi che è quello che ha più coerenza formale, potremmo dire, anche se hai fatto 4 video, però per il resto vedo che parla abbastanza di tecnologia. Xiaomi OnePlus, microfoni audio, sembra buono, basato sul tech. Però ovviamente c'è troppo poca roba per cui riuscire a valutare tale canale. Poi infine Fatal, che mi sembra molto un canale da gaming, infatti lo è, però era questo Fatal, non era questo Fatal. Mi ricordavo che ti chiamavi Fatal, ho cercato Fatal e ho trovato un altro Fatal. Anche lì ha un nome abbastanza mainstream, però puoi lasciarlo. Intanto su YouTube Italia non conosco gente che si chiami Fatal tanto. Oddio, cioè praticamente sei Dario Torrisi. Ok, c'è una netta ma sottile differenza tra il prendere spunto e il copiare. E qua noto che è un canale di Dario Torrisi. Quindi, boh, se prendessimo il tuo canale con delle copertine fatte abbastanza bene che si prende ispirazione, però prendessimo anche delle idee abbastanza intelligenti come Inside the Project, che a me sembrano molto originali, ma magari perché non l'ho visto io, magari l'ha già fatto qualcun altro. Però ad esempio questa cosa della capsula del tempo oppure del forse stiamo esagerando, sembrano dei video carini, anche se ne hai fatti 5, quindi non ho troppo materiale su cui giudicare. Se facessi delle robe un po' più originali, essenzialmente sarebbe meglio. Almeno questa è la mia impressione. Ovviamente tutte queste qua sono opinioni basate su impressioni iniziali. Voi potreste dirmi nei commenti: no, effettivamente guarda che hai sbagliato qua e là, io invece penso quest'altro, e avreste ragione anche voi. Ognuno ha le sue idee basate sulle proprie esperienze, ecco. E io noto questo. Ah, e comunque per la qualità video che non ho menzionato in ciascuno dei tre canali, Mirko è proprio attrezzato, forse fa dei video con una qualità superiore alla mia. Inside the Project ha una qualità media, nel senso accettabile per iniziare a fare video su YouTube, è il telefono, immagino. E generalmente dei consigli posso dare un po' a tutti, che riprendiamo dal video della volta scorsa, come crescere con 0 iscritti e 0 visite al canale, sono essenzialmente questi. Il primo è di uscire dagli schemi. Beh, porta effettivamente della gente nuova che si iscrive e magari è anche volenterosa di guardare altri video, ecco. Poi vabbè, vi consiglio, vi ribadisco il fatto dell'attrezzatura. Se dagli inizi ovviamente va bene per iniziare, anzi meglio iniziare così che iniziare dopo un anno facendo i video fatti bene, però facendoli dopo un anno essenzialmente, quindi avendo un anno di esperienza in meno. E poi terzo consiglio: non puntate a copiare anche solo delle idee, oppure dei video interi, oppure proprio lo stile di un canale riguardo di un altro canale, piuttosto cercate di prendere spunto. Quando la gente tipo fa dei video, dei canali anche originali,
mi rendo conto che, ok, questa copertina qua l'ha presa da Fede Tutorial, invece quest'altro, questo stile qua, è FrameStube, roba così, e poi alla fine riesce ad arrivare più o meno a capire il suo stile di YouTube. Quello non lo considero copiare, bensì prendere spunto. Invece se uno fa proprio un contenuto uguale, che le copertine sono identiche, lo stile di video è praticamente identico, e tutte robe così, le idee sono praticamente le stesse, ridette, non è una grande cosa, più che altro perché poi non è manco divertente, non credo sia divertente rifare un video, ecco. Vi ribadisco l'invito di cercare di andare a rendere sempre più alta il numero di like e dislike uguali di quel video, così almeno possiamo fare, non lo so, i fighissimi e raggiungere il record italiano. Se avete almeno 500 iscritti potete fare un video oppure essenzialmente dirlo all'interno di un video riguardo di questa cosa qua che dobbiamo vincerla come Italia pazzesco e quindi avvicinarci un po' di più alla Germania e allontanarci dalla Francia che è molto indietro, comunque spiego tutto in quel video là. E niente, spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è così, ok, ci si vede dopodomani con un nuovo video e ciao!